Direzione di ASL 5, bilancio in ordine. Intanto la società Felettino Hospital Service annuncia il 30 settembre al via i lavori. Economia, crescono le imprese alla Spezia. Il secondo trimestre del 2024 si chiude con oltre 20.000 imprese registrate. Sciopero nelle spiagge italiane, ombrelloni chiusi questa mattina, in Liguria l'adesione ha toccato il 90%. Apre oggi la 36esima edizione della mostra Mercato di Sarzana, fino al 18 agosto arte e antiquariato alla Fortezza Firmafede. Ultimo test pre-stagione, lo Spezia batte 5-2 la Fezzanese, D'Angelo a Salerno, faremo il possibile per la qualificazione. Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti alla quotidiana edizione del TLS Giornale di Tele Liguria Sud per l'occasione quella di venerdì 9 agosto 2024. I membri del collegio di direzione di ASL 5 rispondono al movimento Manifesto per la Sanità Locale che ieri aveva chiesto le dimissioni del direttore generale. Intanto la società che si occupa del progetto, della costruzione e della gestione del Felettino annuncia che il 30 settembre partiranno i lavori. I dettagli nel servizio di Sergio Diofidi. È prevedibile e auspicabile pervenire alla validazione del progetto entro il 15 settembre e all'avvio dei lavori entro il 30 del mese. Così, in una nota, la società di progetto Felettino Hospital Service, controllata dalla Guerrato S.p.A. in qualità di concessionario per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale della Spezia, indica l'ennesima nuova data del primo colpo di ruspa. Quel che segue è un cronoprogramma del lavoro effettuato da quando è stata indetta la gara con determinazione della stazione appaltante IRE il 21 aprile 2022 e il conseguente bando di gara pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea il 29 aprile di quell'anno. Passando dalla fase di verifica del progetto esecutivo, che consta di oltre 2.000 elaborati, 350.000 oggetti tridimensionali, fino allo stato attuale, quando a seguito del quarto report di verifica il concessionario depositerà entro il 30 agosto prossimo la documentazione utile a riscontrare le osservazioni finali dell'organismo di verifica. Da qui la data, del tutto ipotetica, di un possibile inizio dei lavori al 30 settembre. Ci si è consentito di poter affermare, conclude la nota dell'Agguerrato, che l'iter di validazione progettuale dell'aggiudicazione della gara ad oggi si è svolto in un periodo di circa 16 mesi, ritenuto anche alla luce di precedenti esperienze assolutamente soddisfacente vista la complessità e l'importanza dell'opera. Quindi, verrebbe da aggiungere, non c'è che da essere soddisfatti, con buona pace degli spezzini che ormai da oltre 30 anni aspettano la realizzazione del nuovo ospedale. Rimanendo in tema sanità, dal gennaio 2021 ad oggi la programmazione dell'attività e della pianificazione progettuale di ASL 5, nonostante le criticità strutturali storiche e l'evento pandemico nell'ambito regionale, ha sempre raggiunto livelli di performance superiore alle altre ASL e il bilancio è in ordine. Così la direzione di ASL 5 risponde al manifesto per la sanità locale che proprio ieri aveva chiesto le dimissioni del direttore generale Paolo Cavagnaro, invitando anche la conferenza dei sindaci a bocciare il bilancio di ASL 5. Per l'azienda sanitaria questo costituisce l'unico fattore positivo su cui una direzione generale può essere valutata, senz'altro non tale da essere rigettato in sede di conferenza dei sindaci, a meno che tale votazione non risulti condizionata da schieramenti politici, così l'ASL in una nota. Pur in una situazione attuale non ritenuta soddisfacente, conclude il documento, ci preme sottolineare che l'impegno con la direzione aziendale per migliorare il servizio sanitario offerto ai cittadini è continuo e costante. Il documento è controfirmato dai 10 direttori dei dipartimenti sanitari e dei distretti di ASL 5. Anche uno degli ultimi impegni assunti da questa giunta è destinato a essere rivisto. Il via al cantiere del nuovo ospedale della Spezia slitta di un altro mese in una sequenza di ritardi, rinvii,
riprogrammazioni e revisioni dei tempi che dimostrano il pressapochismo con cui è stata governata la Liguria negli ultimi 9 anni. Lo ha detto Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, di fronte al nuovo calendario reso pubblico oggi da Felettino Hospital Service, la società partecipata da Guerrato S.p.A. che si occuperà dell'opera. La Regione Liguria ha approvato un accordo con il Ministero dell'Ambiente, il Comune di Santo Stefano Magra e il Comune della Spezia per finanziare la bonifica di 2 siti inquinati con fondi del PNRR. Circa 6,5 milioni di euro saranno destinati alla bonifica dell'ex raffineria IP alla Spezia, mentre altri 6 milioni serviranno per la bonifica dell'ex sito SICAM a Santo Stefano Magra. Entro il 2026 i siti saranno bonificati e restituiti alle amministrazioni locali. Si tratta di un risultato importantissimo per la sicurezza ambientale dello Spezzino, dichiara l'assessore all'ambiente della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, atteso da decenni dal territorio e fortemente voluto da questa giunta regionale, che ha intrapreso un lungo e proficuo dialogo con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, oltre che con i comuni coinvolti per una rimodulazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ombrelloni chiusi questa mattina dalle ore 7.30 alle 9.30 in tante spiagge italiane. Lo sciopero dei balneari, che hanno aderito alla manifestazione nazionale degli operatori di settore chiedendo di fare chiarezza sulle concessioni in scadenza a fine anno, ha coinvolto diverse zone costiere della penisola e delle isole del paese. Sulla questione la categoria è però spaccata. Se SIB Confcommercio e FIBA Confesercenti hanno imboccato la strada della mobilitazione, altre sigle come Assobalneari, Federbalneari e CNA si sfilano. La maggiore partecipazione alla protesta, secondo quanto annunciato da alcuni sindacati, si è avuta proprio in Liguria, dove l'adesione avrebbe toccato il 90% con punte del 100. I balneatori hanno scelto di scioperare per sole 2 ore, ha spiegato Lorenzo Servadei, funzionario di Confcommercio La Spezia, per minimizzare il danno ai clienti che hanno comunque supportato la protesta. È necessaria una risposta definitiva dal governo. La mancanza di una norma chiara per il settore rende drammatica la situazione degli operatori, che hanno investito e continuano a farlo nonostante le incertezze. Interviene con una nota anche Confartigianato. Abbiamo coinvolto, sottolinea il referente zonale di Confartigianato Imprese Demaniali, Tommaso Poletti, anche la conferenza delle regioni e delle province autonome, che si è resa disponibile ad un confronto per individuare criteri univoci attraverso i quali rendere possibile il rinnovo delle concessioni balneari. La Camera di Commercio nei giorni scorsi ha elaborato i dati trimestrali relativi alla dinamica delle imprese spezzine. Il dato complessivo evidenzia un tasso di crescita positivo. Il punto nel servizio. Il secondo trimestre del 2024 si chiude alla Spezia con un totale di 20.690 imprese, 303 le nuove aperture e miglior tasso di crescita regionale. Stiamo parlando del numero delle imprese registrate, attive nella nostra provincia e sono dati positivi. In particolare sono i migliori per quanto riguarda la Regione Liguria e consolidano un trend abbastanza favorevole. D'altra parte gli asset principali dell'economia della nostra provincia, il turismo, la nautica e l'armiero, hanno un trend in questi anni positivo, per cui il numero delle imprese ha un po' seguito questo tipo di andamento. Nello specifico i settori, alcuni li ha citati, quelli più dinamici quali sono? Allora, quello dei servizi, ma anche in questo trimestre un saldo positivo anche di agricoltura, edilizia e industria, quindi
si conferma invece un progressivo ridimensionamento del settore commercio. 26 su 32 i comuni con saldo positivo tra imprese aperte e chiuse. Anche in qui non ci sono grandi spostamenti e grandi variazioni rispetto alla situazione di base, ma c'è una buona vivacità sia per la città che per gli altri comuni che hanno un numero di imprese più significativo, penso a Sarzana, Arcola, Santo Stefano, Bolano, Castelnuovo. Sulla tendenza dell'economia spezzina permane l'incertezza. È un'economia che si confronta con l'incertezza e che ormai ha imparato a convivere con questa situazione. I settori che connotano, caratterizzano in particolare l'economia della provincia nel suo insieme sono i settori che in questo momento per motivi diversi hanno comunque dei trend positivi e quindi ad oggi si può pensare che nonostante le incertezze, nonostante le situazioni di crisi internazionali che incidono molto, penso soprattutto al porto, alla logistica e ai trasporti, c'è un moderato ottimismo e quindi una proseguire ecco, questo trend che poi si riflette anche sull'occupazione e su altri indicatori. E a proposito di economia, questa sera ore 21.05 su TLS andrà in onda l'anteprima dedicata alla strada del vino della Val di Magra in fase di progettazione. Questa mattina a Genova si è tenuto un presidio durante lo sciopero nazionale del settore turismo organizzato da Filcams, Fisascat e Wiltux. Lo sciopero è stato indetto per protestare contro l'interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL con Federturismo AICA. Dopo 2 anni di negoziati il dialogo si è nuovamente bloccato a causa delle posizioni considerate irrispettose delle parti datoriali. Durante il presidio i lavoratori hanno distribuito volantini per sensibilizzare la cittadinanza sulla questione, hanno preso parte alla mobilitazione le delegazioni delle varie province liguri. Federalberghi si oppone alla proposta di estendere e aumentare l'imposta di soggiorno in tutti i comuni italiani, sottolineando che ciò potrebbe gravare ulteriormente su un settore già impegnato in oneri significativi, come il recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Valerio Beghe, presidente di Federalberghi La Spezia, critica l'idea che l'imposta possa arrivare a 10 euro per notte in un hotel a 3 stelle, paragonandola a un raddoppio dell'IVA. Federalberghi chiede invece una migliore gestione delle finanze locali e propone di destinare una parte del gettito dell'imposta a un fondo nazionale per la riqualificazione delle imprese turistiche. Taglio del nastro per la 36esima edizione della Mostra Nazionale dell'Antiquariato a Sarzana, che si terrà dal 9 al 18 agosto 2024 presso la Fortezza Firmafede, offrirà numerosi eventi per coinvolgere il pubblico. Tra questi, il 10 agosto ci sarà un incontro dedicato al restauro della crocifissione di Peter Bruegel il Giovane, mentre il 12 agosto si svolgerà la cerimonia di consegna del premio Arte, una vita per l'arte. Il 13 agosto Andrea Marmori presenterà la mostra L'arte di viaggiare, l'Italia e il Grand Tour. Inoltre, laboratori per bambini saranno organizzati dalla cooperativa Earth per introdurli al mondo dell'antiquariato. Si inaugura questa sera a Sarzana, alla Fortezza Firmafede, la mostra di Roberto Rocchi, L'Eterno in divenire, a cura di Paolo Asti, evento collaterale alla Mostra Nazionale dell'Antiquariato in corso in questi giorni nel capoluogo della Val di Magra. Vediamo l'intervista realizzata da Italo Lunghi. Sarzana, Fortezza Firmafede, un evento singolare davvero bello. Che cosa succederà, Paolo? Beh, c'è questa mostra dal titolo L'Eterno in divenire di Roberto Rocchi, che è uno scultore di Carrara, che insegna appunto scultura all'Accademia di Belle Arti, che
era naturalmente prima a Brera, una mostra che è stata ospitata dal Museo del Design a Milano lo scorso gennaio, che ha avuto un grande successo sia di pubblico che di critica. È una cosa, diciamo, anomala, perché è nei sotterranei della fortezza ed è una cosa estremamente contemporanea, estremamente moderna, con una relazione tra marmo e materiali come acciaio, foglia d'oro, eccetera, e luce. Quindi è una relazione che si crea in un ambiente come quello, appunto, dei sotterranei, della fortezza. Dicevo, comunque, una mostra in cui c'è una forte relazione tra storia e contemporaneità. Questo a significare che, come dire, il lavoro dell'uomo, che sia fatto 500 anni fa o fatto oggi, ha un filone, che è quello del pensiero, che è quello della creatività, che è quello anche della relazione tra luogo e persona. Un evento che arricchirà, qualora ce ne fosse necessità, la mostra dell'antiquariato. Da quando è visitabile fino a quando? E sarà visitabile durante tutta la mostra dell'antiquariato, quindi fino al 18 agosto, dalle 19 alle 24, ma rimarrà poi fino al 30 settembre. Anche quest'anno il comune di Levanto ricorda il martirio di Don Emanuele Toso, il parroco di Lavaggiorosso, che il 12 agosto 1944 venne fucilato dagli alpini della divisione Monterosa sul sagrato della chiesa del borgo collinare levantese per essersi rifiutato di collaborare all'individuazione delle forze partigiane locali. Le celebrazioni si terranno a Lavaggiorosso nel giorno dell'anniversario, l'80° dell'eccidio, e si apriranno alle 10 con la celebrazione di una messa da parte del vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti nella chiesa di San Sebastiano. Al termine della funzione religiosa verrà deposta una corona di alloro sulla lapide. Torna anche questa sera l'approfondimento Mare Sicuro a cura di Tele Liguria Sud e la Capitaneria di Porto. La regia è di Davide Morina. Bentrovati a tutti i telespettatori di Tele Liguria Sud con il consueto appuntamento di Mare Sicuro, la trasmissione in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia per la sicurezza di tutti coloro che amano il mare. Cominciamo con le attività che si svolgeranno in mare nel weekend. Il giorno 10 agosto, dalle ore 22.30 alle ore 23.50, la società Setti Fireworks SRL effettuerà uno spettacolo pirotecnico nello specchio acqueo antistante l'abitato di Manarola. Per cui, dalle ore 22 fino a termine della manifestazione, è fatto obbligo a tutte le unità navali, eventualmente anche stazionanti all'esterno dello specchio acqueo interdetto per lo spettacolo, di prestare la massima attenzione a tutti gli ordini che dovessero pervenire dalla sala operativa della Capitaneria di Porto della Spezia sul canale 16 VHF e dai mezzi della Guardia Costiera presenti in zona. Il giorno 11 agosto 2024 il Circolo Velico Monterosso, dalle ore 12 alle ore 16, organizzerà una regata velica nel tratto di mare antistante l'abitato di Monterosso al Mare e Vernazza. Nel periodo di tempo indicato e nella zona coinvolta dalla regata velica è fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla manifestazione. Dal giorno 26 luglio al 5 settembre 2024, in orario diurno, la società Barracuda Sub effettuerà dei lavori di rifacimento stagionale della spiaggia in località Fossola, comune di Rio Maggiore. Per cui, nello specchio acqueo ricompreso tra la linea di costa e la congiungente dei punti indicati nell'ordinanza 215/2024 di questa autorità marittima, sono interdette la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale estranea ai lavori in questione, la pesca, nonché ogni altra attività connessa all'uso del mare
sia di superficie che subacquea. È fatto obbligo alle navi e ai natanti in transito di tenersi ad una distanza di 50 metri dai mezzi operanti, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione. Passiamo ora al bollettino del mare, che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Per il weekend è previsto mare calmo poco mosso, cieli sereni e venti deboli da sud-sud-ovest. Vi ricordiamo che per ogni necessità è sempre attivo il numero blu 1530, gratuito da telefono fisso e cellulare, oppure il numero unico di emergenza 112. Per questa puntata dalla Guardia Costiera è tutto, arrivederci alla prossima settimana. Vi ricordo l'appuntamento per alcuni approfondimenti al termine del telegiornale. Da ieri fino al 18 agosto prossimo in Piazza Circo Marinella, 10 giorni di spettacoli per grandi e piccini sotto la pineta all'interno del vecchio borgo. Un invito a scoprire lo chapiteau di teatro nelle foglie, entrando in un mondo di incredibili acrobazie, clown irriverenti e avventure imprevedibili. Sentiamo. Andiamo via stasera al Marinella Festival, un festival di circo, teatro, danza, circo contemporaneo col Teatro nelle Foglie, che ha montato il suo bellissimo chapiteau, e per 10 giorni saremo qui nel bellissimo borgo di Marinella per dare vita a una festa che coinvolga tutto il paese, ma anche tutti i turisti, villeggianti e tutti i cittadini di Sarzana e della frazione di Marinella, e speriamo appunto di poter organizzare delle serate che possano appunto rianimare questo bellissimo borgo da troppo tempo in una situazione di difficoltà. Abbiamo provato negli scorsi anni a organizzare delle iniziative. 2 anni fa c'è stato appunto una calamità naturale che ha interrotto il festival improvvisamente, anzi il giorno della partenza. Quest'anno vogliamo riprovarci. Sarà un programma molto ricco e vario, che parte dalle 19.30 fino alle 23 con spettacoli per bambini e famiglie, ma anche per adulti, con la magia del circo contemporaneo, del teatro nelle foglie. E il programma completo lo trovate sul sito del Teatro Impavidi, www.teatroimpavidisarzana.it. Questa manifestazione è stata possibile grazie all'impegno di tanti enti e all'abnegazione, a un duro lavoro fatto in collaborazione tra appunto gli Scarti, Teatro nelle Foglie, ma vorrei ringraziare in particolar modo il Comune di Sarzana, che ha creduto moltissimo in questo progetto. Abbiamo voluto fortemente realizzare questa iniziativa, un chapiteau all'interno del borgo di Marinella, 10 giorni di spettacolo, circo, teatro, cultura nei quartieri. Grazie ovviamente, oltre al sostegno del Comune di Sarzana, anche al Ministero della Cultura e Regione Liguria, ma grazie soprattutto agli Scarti, la compagnia con cui gestiamo insieme il Teatro Impavidi, con cui stiamo realizzando cose sempre più belle e importanti per questa città. Domenica sera a Piazza Cavour alla Spezia sarà il palcoscenico di una festa della musica latina. Scopriamo di più nell'intervista di Italo Lunghi con le immagini di Raffaele Maulella. 11 agosto, la festa della comunità domenicana, che cosa succederà? Sì, e più che altro è Festival Latino della musica latina, è un'iniziativa di grande valore per tutta la comunità latina qua nei territori spessino e non solo, è un valore culturale enorme che vogliono un po' tutti, la comunità latina che è qua presente, e siete tutti invitati, anche voi italiani. Tra l'altro abbiamo anche aperto questo festival, quest'anno e anche l'anno scorso partecipano degli italiani che cantano insieme a noi. Un momento davvero di festa, un programma nutrito, che cosa si potrà trovare l'11 e da che ora? Ok, da che ora? Dalle 5 del pomeriggio fino alle 11:30 di sera, abbiamo un programma ricco di musica. Ci sono i DJ set, ci sono dei ragazzi della località, di qui della Spezia, e anche ragazzi che vengono da fuori a cantare, a dare un loro contributo a rendere il festival più ricco possibile, diverse culture, c'è un ragazzo che viene da Cuba, c'è un DJ che è dall'Ecuador, io che sono dal Venezuela, ci sono
e poi tutti i ragazzi che cantano musica Latin Urban, c'è la baciata, c'è il mangiare, c'è il bere, insomma è una bella festa allo latino. Una festa ovviamente che non è riservata solo alla comunità latina, ma è un invito che voi volete estendere volentieri a tutta la città. Assolutamente sì, e vogliamo che tutti vengano qua domenica, che vadano là a Piazza del Mercato, dopo le 5 saremo lì fino alle 11:30, non vi dimenticate, saremo sempre lì con le braccia aperte per voi, ci vediamo là. Prosegue nell'arena di Piazza Europa la rassegna dei concerti estivi che hanno già visto protagonisti Mr. Rain, Cristiano De André ed Edoardo Bennato. Sabato 10 agosto ore 21:30 sarà la volta di Nina Zilli. La cantautrice farà tappa con il suo tour estivo alla Spezia, accompagnata sul palco da 6 musicisti, coinvolgendo il pubblico ed esibendosi con i suoi brani più noti. E parliamo di calcio con lo Spezia, che ieri ha svolto l'ultimo test pre-stagione con le Aquile, che hanno battuto 5-2 la Fezzanche grazie a una tripletta di Daniele Verde. I dettagli nel servizio di Sergio Diofili. Doppio test ieri pomeriggio per le Aquile con Mister D'Angelo, che ha voluto dare minuti sulle gambe a tutti gli uomini a disposizione, precedendo il test amichevole con la Fezzanese con un allenamento congiunto con la formazione primavera di Mister Terzi, disputato lungo 2 tempi da 35 minuti ciascuno. Terminato l'allenamento con la primavera, spazio all'amichevole con la Fezzanese, pronta a prendere parte al campionato di Serie D, con il tecnico aquilotto D'Angelo a cambiare gli 11 in campo rispetto all'allenamento precedente. Partita intensa nonostante il caldo e buon livello di agonismo sul terreno di gioco del Comunale di Follo, in un match aperto dalla perla dal limite di Daniele Verde all'11esimo, prima del momentaneo pareggio arrivato al 17esimo ad iniziativa di un caparbio Gabelli. Ancora Verde al 24esimo su assist di Di Serio dalla destra e lesto nel battere Pucci per la rete che manda le squadre al riposo sul 2-1 in favore delle Aquile nel primo dei 2 tempi da 35 minuti previsti per l'incontro. Nella ripresa al quarto è subito più Esposito a mettere in rete il 3-1 facendo valere i propri centimetri su un corner proveniente dalla destra calciato da Verde, mentre all'11esimo è Di Serio a duettare con l'attaccante di proprietà dell'Inter per poi depositare in rete di potenza la rete del 4-1. Al 19esimo pregevole rete di Del Bello, che al volo con il mancino segna il secondo gol per la Fezzanese, ma al 22esimo è ancora Verde a mettere a segno la tripletta personale al termine di una bella azione corale, fissando il risultato finale sul definitivo 5-2. E sempre a proposito di Spezia, intanto oggi, in vista della sfida di Coppa Italia con la Salernitana, il tecnico aquilotto Luca D'Angelo ha fatto il punto della situazione in casa Spezia, garantendo che la squadra farà il possibile per centrare il passaggio del turno. Così Mister D'Angelo in conferenza stampa: ci sono un paio di calciatori da valutare, ma in generale la squadra sta bene, ha proseguito dicendo. Fino ad oggi la squadra si è sempre allenata con grande entusiasmo e positività, anche grazie all'ottimo finale di stagione dello scorso anno, ed ora bisognerà iniziare a sfruttare questo clima positivo, mettendo in campo prestazioni e trovando risultati. Salerno è piazza importante, anche se in questo momento la squadra è un cantiere aperto, dobbiamo tener conto che hanno tanti calciatori in rosa che vengono da più stagioni in Serie A e da parte nostra servirà una partita tosta per passare il turno, dato che le qualità dei calciatori campani sono indiscutibili. Queste appunto le parole di Mister D'Angelo, ma restiamo in tema Spezia Calcio, perché proprio oggi è stata presentata la nuova maglia ufficiale per la stagione 2024-25, un omaggio alla storia sportiva dello Spezia Calcio, con una maglia che richiama la tradizione del club e che si ispira a una storica divisa K, quella indimenticabile della squadra degli invincibili della stagione 1999-2000, anno in cui lo Spezia ottenne la promozione in Serie C1 senza aver mai perso
nemmeno una partita. A presentare la nuova divisa, 5 giocatori della squadra degli Invincibili, appunto, vale a dire Capitan Bordin, Sottili, Carlet, Coti e Milone. Una maglia ed una squadra ancora a pieno titolo nel cuore e nella mente della tifoseria. E con ciò siamo in conclusione, era la nostra ultima notizia, ora le previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria. Grazie per averci seguito, l'augurio di un felice proseguimento di serata, ovviamente su Tele Liguria Sud. Buon weekend e arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino. Vediamo le previsioni per sabato 10 agosto in Liguria. Nuova ondata di caldo in arrivo nei prossimi tre giorni, con tempo nel complesso stabile su tutta la nostra regione. Qualche nube solo nelle aree interne, solo occasionalmente associata a qualche piovasco. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani. Sabato 10 agosto, abbiamo detto, tempo soleggiato e stabile su tutta la regione. Da segnalare solo la presenza di un po' di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio nell'entroterra, con qualche isolato temporale in prossimità delle Alpi Liguri in attenuazione in serata. Venti deboli da nord al mattino in regime di brezza nel pomeriggio, mare quasi calmo, poco mosso, temperature in ulteriore aumento. Lungo le coste le temperature minime saranno comprese tra 24 e 26 gradi, le massime tra 32 e 34 gradi. Nell'interno minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 29 e 34 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centometroligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.